Bentornati amici con il consueto appuntamento del lunedì per darvi conto di quello che è successo nel fine settimana. Dopo il doveroso riposo di lunedì scorso, festa dei lavoratori, 1° maggio, torniamo a parlare del calcio regionale perché è ormai l'unico sport che è rimasto da completare in questa stagione agonistica. Chiusi domenica appunto i campionati di eccellenza e promozione, cominciati anche quindi playoff e playout. Per quanto riguarda invece la promozione, bisognerà attendere l'esito del recupero tra San Luca e Licata, partita sospesa ieri per il malore dell'arbitro, per determinare la griglia dei playout e quindi definire quante saranno le calabresi che dovessero scendere in eccellenza. Per il momento abbiamo solo la retrocessione della Città Novese, speriamo che il San Luca quantomeno possa salvarsi e quindi non comportare, per quanto riguarda le squadre di promozione, particolarmente di prima categoria, il dover fare ulteriori spareggi per poi non consentire altre promozioni. Comunque ne parleremo di volta in volta. E allora, come sempre, si è concluso anche il campionato di terza categoria, rimane in atto solo quello della prima categoria che chiuderà domenica prossima con l'ultima giornata. E allora andiamo a vedere categoria per categoria quanto è successo nel fine settimana. Sarà Promo Sport Scalea la finale regionale per quanto riguarda l'ammissione delle squadre seconde della categoria per accedere agli spareggi nazionali. E lo Scalea, che pure domenica scorsa si era fatto scavalcare in classifica dalla Brancaleone, è andato a vincere proprio in casa dei Regini per 2-0 con i gol di Perri e Andrews, 2-0, quindi che consente ai cosentini di andare a sfidare la Promo Sport, che già domenica scorsa aveva staccato il pass grazie al pareggio che aveva ottenuto, che aveva tenuto ai 10 punti di distacco la Reggio Mediterranea, che proprio nella finale del campionato si è fatta scavalcare, quindi non accedere ai playoff. E invece nella zona bassa della classifica si salvano Gioiosa Ionica, 1-1 il punteggio dopo i tempi supplementari, per la posizione in classifica migliore della Gioiosa rispetto al Gallico Catona, e il Bocale, che va a vincere al Sessale dopo i tempi supplementari, esattamente al 21esimo del secondo tempo supplementare. Quindi con il gol di Cormaci il Bocale si salva e condanna il Sersale alla retrocessione. Da segnalare infine che la Gioiese ha vinto il torneo regionale delle squadre vincitrici del campionato di eccellenza e promozione, battendo la Vigor Lamezia, il DGS Praia Tortora, e ottenendo così il terzo risultato, la terza coppa, dopo aver vinto appunto la coppa di categoria, la Coppa Italia, il campionato, oggi il campionato per quanto riguarda invece la Coppa della Regione. La Palmese, con un pirotecnico 4-3 nei confronti del San Giorgio, si qualifica per la finale della pool, diciamo, promozione del girone B, e dovrà affrontare l'Ardore in finale, quell'Ardore che era già qualificato avendo i 10 punti di vantaggio sulle quinte. Però probabilmente non sarà finito qui il campionato della promozione, perché certamente con la retrocessione della Città Novese e con il San Luca nella Serie D ancora impelagato nella zona play-out, a proposito sarà recuperata domani probabilmente la partita tra il San Luca e il Licata, che era sull'1-1 nel primo tempo, che è stata sospesa per infortunio dell'arbitro, e quindi lì si determinerà la classifica del San Luca per sapere a che posizione dovrà essere per giocarsi il play-out. Probabilmente lo giocherà in casa contro la terzultima. Dicevamo che quindi con questa retrocessione della Città Novese si rende necessario lo spareggio ulteriore tra le vincenti, i playoff del girone A contro il girone B. Nel girone A, da segnalare che ci sarà la finale tra Vende e Cassano Sibarissi, e quindi una delle quattro squadre che probabilmente
accederà all'eccellenza, sempre che non ci sia, purtroppo, speriamo di no, un'altra retrocessione delle calabresi. Per quanto riguarda i play-out, nel girone B si salvano il Melito e l'Atletico Maida, Melito 2-1 all'Africo, con una partita abbastanza tranquilla. Solo nel finale l'Africo è riuscita ad accorciare le distanze dopo i gol di Camps e di Obinna del Melito, mentre l'Atletico Maida con un secco 2-0 ha la meglio sul Melicucco e quindi si salva, e retrocedono Africo e Melicucco. Il San Nicola da Crissa vince il campionato di prima categoria girone C con un turno di anticipo e acquisisce il diritto di disputare la promozione calabrese nell'anno prossimo. Proseguono intanto le posizioni di rincalzo che vedono Virtus Rosarno, Borgia, Chiaravalle e San Calogero Calimera alle prese con i 4 posti validi per la disputa dei playoff. La Virtus Rosarno è quella meglio messa sicuramente, con 68 punti, 8 punti di distacco dalla quinta, e che potrebbero diventare anche 10 se queste qua squadre come il San Calogero e il Chiaravalle non stanno attente domenica prossima, nell'ultima giornata di campionato, a mantenere quantomeno la fiammella di potersi giocare il playoff, anche se in campo avverso. Non va bene quindi alle due squadre del comprensorio del Catanzaro, Borgia e Chiaravalle, che perdono entrambe nelle partite che le vedevano impegnate nel pomeriggio di domenica. Il Borgia a Guardavalle perde 3-1, mentre il Chiaravalle perde proprio contro il San Calogero Calimera 2-0, per fortuna che all'andata aveva vinto con un punteggio superiore e quindi una differenza rete a favore del Chiaravalle, che quindi a questo punto manterrebbe la quarta posizione rispetto al San Calogero. Però chiaramente domenica prossima dovrà cercare di vincere la propria partita interna, sia il Chiaravalle che il Borgia. Se il Chiaravalle ha uno scontro diretto contro il Gasperino, un Gasperina che ha poco da chiedere ormai al campionato, anche se ha 31 punti, potrebbe essere ancora raggiunto dalla Real Montepone, che ha 28 punti, questo anche per parlare un pochettino della zona play-out, mentre il Borgia dovrà ricevere in casa proprio la capolista San Nicola da Crissa, che potrebbe ancora festeggiare la promozione, quindi dovrà avere poco da chiedere ormai a questo campionato. Ormai retrocessa sin da domenica scorsa la Nuova Valle con 7 punti di distacco dall'Accademia, anche qui c'è il rischio che ci possono essere i 10 punti di distacco tra le squadre che sono tra il quintultimo e il penultimo posto. Sono in questo momento Real Montepaone, che ha vinto la sua partita a Valle Fiorita contro la Nuova Valle, e l'Accademia Girifalco, che è penultimo a 19, con difficoltà di poter anche agganciare il Real Mileto, che ha 22 punti, che è in vantaggio nello scontro diretto. Quindi un play out in questo momento che vedrebbe Real Montepone e Academy Girifalco da una parte, Martelletto Settigiano e Real Mileto dall'altra parte, in attesa, come dicevamo, dell'ultima giornata, che potrebbe non variare queste posizioni e quindi presentarsi alla zona finale del campionato con queste situazioni. Ultima giornata di campionato per la terza categoria. Vediamo direttamente i due gironi della delegazione di Catanzaro. Nel girone C vengono ammessi al campionato di seconda categoria direttamente il Marca e il Conflenti, che hanno chiuso al primo posto a pari punti, a 48 punti. Molto probabilmente ci sarà lo spareggio tra queste due per definire chi sarà
la squadra prima ufficialmente in classifica e quindi vincitrice del campionato, e quale seconda, ma seconda che non dovrà fare assolutamente nessun playoff perché è la quinta in classifica, il Longobardi è a 37 punti, 11 punti di vantaggio, e quindi sicuramente la sconfitta del spareggio tra Marche e Conflenti sarà di nuovo direttamente ammessa al campionato di seconda categoria, e quindi non c'è questo playoff. L'unico playoff per la terza promozione, quella che dovrà definire la terza squadra, sarà tra Belvedere e Mac 3. Tutte e due le squadre hanno vinto i rispettivi confronti della giornata di oggi, e però restano queste le posizioni: terzo il Belvedere, quarto il Mac 3, e quindi nella prossima settimana vedremo quale delle due sarà a vincere lo scontro diretto per la terza promozione in seconda categoria. Nel girone D della terza categoria, sempre della delegazione di Catanzaro, acquisita ormai da diverse settimane la promozione dello Skill Legion in seconda categoria. Oggi il risultato è stato di 0-0 contro il Real Soveria Simeri per la cronaca. Si sono definiti oggi appunto le posizioni per quanto riguarda i playoff, e c'è stata una piccola rivoluzione, perché se la Goodfellas di Catanzaro, che era seconda insieme alla Real Cropone e allo Staletti, doveva riposare per il turno appunto del campionato stabilito, in quanto sono 11 le squadre di questo campionato, e lo Staletti invece ha perso seccamente con un 4-0 contro il Real Giano, che lo ha scavalcato in classifica, si è posizionato a 32 punti e quindi in terza posizione. L'unica a vincere delle tre seconde, come si diceva, era il Real Cropani, che avendo vinto 3-1 contro la Kennedy di Catanzaro si posiziona in seconda posizione, scusate il gioco di parole, e affronterà proprio lo Staletti nel playoff per una delle tre promozioni dopo quella dello Skill Legion, e nell'altra uscirà fuori dal scontro tra le due squadre catanzaresi, Real Giano e Goodfellas Catanzaro. Quindi a domenica prossima per sapere quali saranno le tre squadre promosse nella seconda categoria. Questo è tutto, speriamo di essere stati esaustivi come sempre, e noi vi diamo l'appuntamento per il prossimo lunedì, ringraziandovi come sempre per il gentile ascolto prestato.